E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Anche nel video di oggi mettiamo le mani nel terreno. Infatti questo è l'ultimo video della serie introduttiva Come fare l'orto da zero farmer, in collaborazione con Luan Merlene. Oggi vediamo quale tecnica utilizzare per la coltivazione. Nello specifico il telo pacciamato e il sistema a proda. La proda è una delle tecniche più antiche che hanno sempre utilizzato per fare l'orto. E è quel sistema a cunette, avete presente? È come hanno sempre fatto i nostri nonni. Ha innumerevoli vantaggi, ma ha il forte svantaggio di comunque lasciare crescere delle infestanti. Questo perché la terra rimane comunque scoperta. Possiamo ovviare questo problema mettendo sulla proda della paglia. La paglia infatti fa da pacciamatura naturale, non permettendo quindi alle infestanti di crescere e quindi di rubare al nostro ortaggio le energie. La paglia però molte volte è difficile da trovare in città, ti ricordo paglia non fieno, quindi possiamo utilizzare delle tecnologie un attimino più avanzate come i telepacciamati. Cosa sono i telepacciamati? I telepacciamati sono dei film, quindi degli strati di pellicola che vengono messi nel terreno e non permettono quindi che cresca al di là del foro dove mettiamo il nostro ortaggio, altra erba, ortaggio, eccetera, eccetera. Ci sono quattro tipi di teli pacciamanti. Ci sono i teli biodegradabili che ti sconsiglio perché prima che si comunque compostino nel terreno ci vogliono anche 3 o 4 anni, quindi intanto vi trovate pezzi di plastica nel terreno, io ve li sconsiglio. Ci sono i teli pacciamanti più economici che sono come i sacchetti dello sporco e non lasciano passare l'acqua. Ci sono i telepacciamati neri che lasciano filtrare l'acqua e questo è molto positivo, soprattutto in una stagione così piovosa, perché l'acqua scenderà nel terreno. Oppure ci sono i teli tessuti, che sono diciamo l'elite dei teli pacciamati. Non volendo però perdere tempo, andiamo a vedere subito come si fa la proda. La proda è molto ma molto semplice da fare, infatti basta fare un fossetto nel terreno e la terra avanzata metterla o a destra o a sinistra, così creando una cunetta. Questa cunetta dopo andrà un minimo rastrellata e sopra questa cunetta potremo coltivare quello che vogliamo. Per quanto invece riguarda i teli pacciamati, vi consiglio di scegliere il telo in base all'ortaggio che volete coltivare. La scelta migliore, se siete in dubbio, per me è il telo microforato, perché lascerà comunque passare l'acqua non permettendo che crescano infestanti. È il più semplice e anche il più facile. State attenti poi alle dimensioni. Molti teli, quando li andate a comprare, sono 1 metro x10 di lunghezza. Guardate bene com'è il vostro orto e dopo mettete i vostri teli. Per mettere il telo pacciamato dovete prima di tutto aprire il vostro telo, dopo stenderlo bene e dopo potete o usare dei picchetti per fissarlo al terreno oppure mettere della terra ai lati. Spero che questo video ti sia stato utile, è il video finale della prima serie introduttiva su come fare l'orto. Ti ricordo che puoi pormi qualunque domanda nei commenti, cercherò di rispondere nel minor tempo possibile. Inoltre ti ricordo anche di iscriverti alla community di Luan Merlene, perché a breve uscirà una nuova serie di video dedicata a come si coltivano vari ortaggi. E detto questo, non mi resta che salutarti e augurarti buon orto. Al prossimo video, ciao!